Un uomo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza a Crotone per aver incassato la pensione della mamma e della zia morta da oltre 10 anni. I finanzieri hanno denunciato anche l'impiegato di una banca che ha rilasciato una carta a bancomat 7 anni dopo la morte di una delle due donne. Il bancomat era utilizzato per prelevare la pensione che veniva accreditata sul conto corrente. La truffa ai danni dell'INPS ammonta ad oltre 132.000 euro. 3 persone, una delle quali probabilmente armata, hanno tentato di compiere una rapina stamani a Cosenza ad un furgone dei Monopoli carico di sigarette. I 3 a bordo di una Fiat Uno hanno cercato di bloccare il mezzo in via Pomponio Leto, ma l'autista li ha speronati allontanandosi e dando poi l'allarme. I 3 banditi sono quindi fuggiti. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. La polizia poco dopo ha trovato l'auto usata per la tentata rapina. Un furto di cavi di rame nella stazione di Cosenza, necessaria al funzionamento dei sistemi di gestione del traffico ferroviario, ha provocato problemi e rallentamenti sulla linea per Paola. I tecnici RFI sono intervenuti per ripristinare la circolazione. Il furto ha provocato la cancellazione di parte o dell'intero percorso per 8 treni regionali e ritardi sino a 2 ore per altri 9. Attivati anche servizi sostitutivi con autobus tra le stazioni di Cosenza e Castiglione Cosentino. Una telefonata anonima ha segnalato una bomba negli uffici della Procura della Repubblica di Catanzaro. La segnalazione si è poi rivelata solamente un falso allarme. Il palazzo, che ospita la Procura della Repubblica, la Procura Generale e la Corte d'Appello, è stata evacuata e gli artificieri della Polizia di Stato hanno effettuato i controlli. Al termine delle verifiche è emerso che si è trattato di un falso allarme. Stamane non erano in programma processi importanti. I carabinieri della compagnia di Cosenza hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare Cosimo Marotta, 43 anni, per maltrattamenti e lesioni ai danni della convivente. L'uomo, secondo la denuncia presentata dalla donna, nel febbraio scorso l'avrebbe ferita al volto con un coltello e minacciata con un fucile. Dopo la denuncia, i carabinieri hanno arrestato Marotta il 1 marzo scorso per il possesso del fucile ed ora gli hanno notificato in carcere l'ordinanza. Conferenza stampa ieri di presentazione del movimento Una città da cambiare, in corsa per le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale presso la segreteria del movimento sita sul viale Garibaldi di Melito Porto Salvo. Il movimento che andiamo a presentare oggi, come qualcuno avrà già avuto modo di seguire attraverso i social network, è un movimento che nasce ormai circa un anno fa dall'intuizione di un sostenitore, del nostro sostenitore, ed in particolare da una semplicissima considerazione, nata nel corso di un'uscita a passeggio per la strada del paese con la propria bimba appena nata, e che Melito non è più una città che pensa ai propri figli, è una città che non pensa ai bambini, è una città senza futuro, appunto è una città da cambiare. Il 25 e il 26 aprile è mercatino di primavera, cultura e libertà nella ridente Bova Marina sulle coste del Mar Ionio. All'interno del mercato sarà possibile visitare stand di hobbistica, gastronomia e prodotti tipici, molteplici proposte di intrattenimento per grandi e piccoli, tutorial, laboratori creativi, animazione, baby dance, trucca bimbi, giochi di gruppo, teatro delle marionette, musica e riflessioni sulla giornata dedicata alla liberazione d'Italia attraverso l'allestimento della mostra All'ombra della Resistenza. All'interno dell'evento sarà anche possibile ammirare l'angolo d'arte a cura dei giovani artisti dell'area greganica. Fermento per i festeggiamenti di Maria Santissima di Porto Salvo, Regina di Melito. Con il patrocinio del comune, la festa avrà luogo dal 20 al 26 aprile 2015. Durante la settimana si alterneranno i programmi religiosi e civili. La processione della Sacra Effigie per le vie principali di Melito sarà domenica 26 aprile alle ore 15 e partirà dal santuario. Verrà accompagnata dalla musica della banda Religione Patria di Archi, molte le funzioni religiose, tra le quali ricordiamo la solenne celebrazione eucaristica celebrata presso il santuario di Maria Santissima di Porto Salvo domenica 26 aprile alle ore 11. Presenti anche gli spettacoli musicali, a partire da venerdì 24 aprile alle ore 22 i Cumelca in concerto a Pentidattilo. Sabato 25 aprile sarà il turno di Taranta Ionica Project e nella serata conclusiva, sempre in piazza Porto Salvo, i Nomadi Cover Band.